Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Gavirate e Vergiate, unite dal dolore per la morte di Alex Ronzani, il ragazzo di 22 anni che ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri in un incidente sulla statale 394 fra la ex sede Whirlpool e il ristorante Bel Sit in via Borghi. Il giovane, originario di Vergiate, si era trasferito a Oltrona da qualche tempo, nella frazione lacustre gaviratese, e qui si era distinto anche per il suo impegno all'Informa Giovani del comune. Piuttosto chiara la dinamica del tragico scontro, Alex stava infatti percorrendo la statale in sella alla sua moto, un KTM 125, quando si è scontrato con una BMW X5 in fase di manovra. L'incidente ha ora riaperto la questione della sicurezza in quel tratto di strada. Il neosindaco di Comerio, Michele Ballarini, ha assicurato che tornerà a chiedere interventi per migliorare la situazione sulla statale. Voltiamo pagina e passiamo alla politica. Oggi in Salone Estense a Varese si è tenuta la prima assemblea del nuovo Consiglio Comunale. Tanti gli interventi di apertura, tra cui quello di Matteo Bianchi, candidato sindaco, poi sconfitto dal riconfermato Davide Galimberti. Tra le prime attività in Salone Estense, oltre appunto al giuramento del sindaco, c'è stata anche la nomina del presidente del Consiglio Comunale. La scelta è caduta sull'ex rettore dell'Insubria, Alberto Cohen Porisini, candidato alle amministrative con la lista Prati Città. Per me è un onore, ha subito commentato. Voglio conquistare la fiducia anche di chi non mi ha votato. Restiamo sulla politica, ma spostiamoci sulla questione Lega. In una lunga intervista all'ex deputato Daniele Marantelli, volto noto del Partito Democratico in provincia di Varese, ha fatto il punto sulla situazione critica che si è creata fra il leader del Carroccio Matteo Salvini e il ministro Giancarlo Giorgetti. Marantelli ha sostenuto la linea del leghista di Cazzagobrabbia, rimarcando, queste le sue parole, che sta interpretando quello che il paese si attende. Lo stadio di Saronno torna inagibile, i vermi stanno infatti distruggendo il manto erboso del Colombo Gianetti. La brutta sorpresa per i tifosi è arrivata ieri mattina, quando la società stessa ha annunciato di aver chiesto e ottenuto dalla federazione di spostare il campo di gioco della partita domenicale contro l'Allentatese. Lo stadio torna dunque a chiudere i battenti e gli amaretti sono obbligati a traslocare per il momento nella vicina Lazzate. Ancora sport, tra le partite fissate per oggi c'è quella di pallavolo femminile del campionato di Serie A con la UIBA Busto Arsizio che alle 18 affronterà in trasferta a Treviso una Imoco Conegliano che non perde da 70 gare. Nel calcio Serie C la Pro Patria ospiterà allo Sperone di Busto Arsizio a partire dalle 14:30 il neopromosso Fiorenzuola. Questa è l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre questa sera alle 19. Buona giornata!